Quasi nessun altro personaggio storico dell'Euregio è protagonista di così tanti racconti come Andreas Hofer. Oggi seguiamo le sue orme al di là dei confini dell'Euregio fino a Mantova in Lombardia. Lì, nel luogo della sua esecuzione nel 1810, si trova lo spazio Andreas Hofer, un omaggio al combattente per la libertà tirolese. Benvenuti, ci troviamo nello spazio culturale Hofer a Mantova all'interno di Porta Giulia. Sarò lieto di presentarvi questo spazio, prego, seguitemi. Lo spazio Andreas Hofer occupa tre sale dell'edificio Porta Giulia dedicate alla storia della vita di Andreas Hofer, alla rivolta popolare tirolese del 1809, alla cattura e al trasferimento a Mantova di Hofer e alle conseguenze delle sue azioni. Lo spazio Hofer offre una sorpresa ai suoi visitatori. Andreas Hofer venne catturato, tradotto, processato e giustiziato in un blitz a Mantova. Ma successe una cosa imprevista, cioè Andreas Hofer divenne per i mantovani stessi un paladino della giustizia. E questo fece anche in questa terra di Andreas Hofer un eroe, negli anni e nei secoli che seguirono. La maggior parte della mostra comprende la cosiddetta collezione Reiter. Martin Reiter dell'Alpachtal in Tirolo ha raccolto più di 2555 opere storicamente significative in oltre 10 anni. Circa 200 degli oggetti esposti sono stati messi a disposizione dall'Antirolo, in prestito permanente allo spazio Andreas Hofer. Il mio oggetto preferito è un cannocchiale trentino di 200 anni fa. Perché? Perché si può usare per guardare oltre i confini e ampliare l'orizzonte. E oggi ne hai bisogno più che mai. L'atteggiamento di Andreas Hofer attraverso le barriere linguistiche e i gruppi culturali lo ha reso una figura di integrazione per tutta l'Euregio e oltre. Per la ganze Europa regione und darüber hinaus. Lo spazio è stato realizzato su proposta degli Schützen tirolesi in collaborazione con l'Euregio Tirolo Alto Adige Trentino insieme alla città di Mantova e all'associazione Porta Giulia Hofer ed è stato inaugurato in occasione del 210° anniversario della morte di Andreas Hofer il 19 febbraio del 2020 alla presenza dei presidenti dell'Euregio Günther Platter, Arno Kompatscher e Maurizio Fugatti. Senza la collaborazione con Euregio non ci sarebbe oggi a Mantova una casa museo per Andreas Hofer. E quindi è stata una collaborazione fondamentale, metterci insieme ha consentito di realizzarla e gli altri interventi che stiamo facendo per di riqualificazione della piazza, di maggior collegamento anche ciclabili con un turismo importante dal Brennero renderà ancora più visibile e importante questo intervento. E ci sono altri progetti che spero e potremo condividere insieme nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Lo spazio illumina il cosiddetto Sandviert Andreas Hofer, soprattutto in una prospettiva europea. Crea legami tra il passato e il presente, mettendo in risalto l'aspetto unificante e il ruolo di integrazione del personaggio Andreas Hofer. Il punto focale nella concezione e quindi nella progettazione di questo percorso espositivo è stata la storia. La volontà di andare a recuperare un altro importante capitolo di storia del nostro territorio. La storia di Mantova, di una fortezza che durante il governo francese è stata teatro dell'epilogo della vita di Andreas Hofer. Una storia narrata in tre sale, sala Mantova, sala Memoria e sala Mito, ed è una storia che vuole diventare appunto occasione di dialogo, di confronto anche con la storia e la cultura dei territori del Tirolo storico, nel tentativo proprio di andare a creare uno spazio culturale, un laboratorio di cultura europea. La cultura del ricordo per rafforzare l'identità, ma comunque legata alla visione europea dell'unità nella diversità. Questo è ciò che crea lo spazio di Andreas Hofer. Un luogo emblematico di un Euregio che vola con grandi ali, ma è fortemente radicato al suo territorio.
Questo è un piccolo spazio, ma speriamo di avervi dato l'idea che non è solamente un luogo della memoria, è un luogo che vuole celebrare lo spirito della tolleranza europea ed è in questo spirito che noi vi accoglieremo molto volentieri. Grazie.